22 maggio si celebra la giornata internazionale della biodiversità, una giornata voluta dalle Nazioni Unite ormai da 7 anni proprio per aumentare la consapevolezza e la comprensione sulla diversità, sulla biodiversità. Credo che sia una giornata importante da ricordare, soprattutto nel 2020, nel quale si celebra proprio questa giornata in un momento di pandemia globale. E soprattutto in un momento come questo, che dobbiamo ricordare quanto importante sia la biodiversità sul nostro pianeta e tutte le specie che lo compongono. La città metropolitana ogni giorno è impegnata per poter tutelare la biodiversità nel territorio attraverso un'azione diretta sui parchi e sulle aree protette, ma anche attraverso diverse modalità, come per esempio lo studio scientifico su alcune specifiche varietà di flora, ma anche di fauna del nostro territorio. E siamo impegnati anche su altri fronti, come l'educazione ambientale per i nostri giovani. E voglio ringraziare in particolare in questo momento le guardie ecologiche volontarie, le nostre GEV, che stanno aiutando insieme alla protezione civile della città metropolitana, i nostri cittadini, a comprendere come fruire in questo momento particolare dei parchi della città. Ma andranno anche in tutte le scuole, come hanno sempre fatto ogni anno, proprio per spiegare ai nostri giovani quali sono le differenze nel nostro territorio, appunto nella biodiversità, e quindi lavorare proprio sull'educazione ambientale. E ringrazio anche gli uffici di tutta la città metropolitana, perché stanno compiendo un lavoro importante proprio in questo momento e tutti i giorni nel nostro territorio.